Ciao scheletrine e scheletrini, oggi io e il Pink Fluffy Unicorn siamo in un marcione fermo agli anni 70, una casa di campagna che mi ha tolto il fiato, quindi seguitemi in questa fantastica avventura. Questo è il fienile, incancheratissimo, quindi proseguiamo. Eccoci nuovamente qua, altro giro, altro marcione incancherato. Cos'è sta cosa del mulino bianco? Ah, questo ce l'avevo pure io, sto Pizzamatic. Non ho un bel ricordo. Dash più bianco non si può. Ah, ci sono pure dentro gli addobbi natalizi. Cos'è sto canchero qua? Vabbè, no, lasciamo stare sto canchero qua, tuo marcio. Mamma mia, via, via, via. Cos'è sta cosa qua? Ah, una specie di... Vabbè, dopo che ho tirato su mezza polvere, e qua ringrazio Valentina perché mi ha portato lei qui. Dov'è che andiamo qua? Cominciamo. Ma va che carina la sediolina, perché cos'è? Per le bambole. Sì, per una bambina non ci sta, anche se piccola. Ma idea malsana, porca pupazza. Ma non si apre sta cosa. No, vabbè. Camera da letto. Sì. Però sto guardando anche qui. Madonna. No, ma è carino il posto. Mi piace. Allora, andiamo a vedere i... Ah, c'è cioè, calendario dell'88 addirittura. Sì, tutto fermo agli anni 70, però è bello. Ah, il sale che ha assorbito tutta l'umidità del posto. Eccoci qua. Vabbè, qua la dispensa. Eccoci qua. Questo sugo ai funghi scaduto nel marzo del 99. Lo apriamo, Vale. Che dici? Lei se ne va, dopo lo apriamo, perché sapete che sono una donna impicciona e quindi... Per aprire i cancheri sono sempre la prima. Madonna, qua. Ho fatto un calendario del 98. Ah, ok. Ma sai cosa, Vale? È che qua spesso non buttavano via niente. Cioè, i calendari li tenevano sul muro nei secoli dei secoli. Amen. Non lo so, c'è la roba della Kinder colazione più. Una lacca della Pantene. Vabbè, sai che ci piace frugare. Allora, questo è del 97. Cioè, come al solito, si tenevano tutti i calendari. Bella, dai, questa cosa. Bella, bella. Poi faccio anche il reel. E tieni conto che, appunto, chi vive in campagna solitamente vive, diciamo, frusaglie. Apriamo. No, non c'è niente. Aiutami, apriamo i cassetti. Niente. Uffa, noi che speravamo di trovare. No, ma mi sa che è vuoto anche quello, eh. Cos'è sta cosa qua? Il grande libro di ricamo e della maglia. Ecco, io quando però vedo sti libri di hobbistica mi piange il cuore. Perché sapete che io adoro queste robe qua. Eccoci. No! Ma questo del borotalco, mi sa che c'è dentro del borotalco. Sì. Apriamo. E vabbè, sai che mi piacciono i cancheri. È ancora buono. Ah, ok. Lo vuoi per tua figlia? Ti faccio un regalino, non lo vuoi? E ti voglio bene, no? La macchinina da cucire così. E proseguiamo. Ah, cioè, ok, qua. Cosa? Sì, cioè, va che bell'estimento. Grazie, Urbex. Esatto, quando ti lasciano poi... Ah, ok, si chiamava Maddalena la persona. Ah, c'avevo anch'io quello specchio lì, anni fa. Vabbè, qua siamo... Qua siamo in cantina. Sì, vabbè, faccio un paio di foto qua. Il reel e tutto. Allora... Andiamo a curiosare. No, guarda che c'è un po' di roba, qua da vedere. Vedi anche di là. Ah. Sì, cara.
Tu che sottovaluti, va le ciabatte tutte ammuffite. Meritano una foto. Niente. Ah, caramba, c'è bella quella scatola lì. Cos'è, caramba, olè, caramba, che sorpresa. Addirittura il perborato di sodio, cioè che non si usa più, detersivo lampo. E poi c'è dentro altra roba. La crema Nivea. No, è vuota. Se tanto dopo mi aiuti a fare ad aprire le cose, non ti esimi. Ah, calendario del 73. Qua è ben difficile comprendere la data dell'abbandono. 98, Eh sì. Belle. Ragazzi, vi faccio vedere una roba molto brutta. Guardate quanti insetti. Ci faccio anche un reel. Dai, venite, venite nei miei reel. E saliamo al piano di sopra, ovviamente scale tipicamente anni 70. Non ci sono neanche tante zanzare, vero o no? Che carina! Che carina! Che carina la testina! E questi quadrettini! No, vabbè, di roba già ce n'è! Cioè, a me piace qua, proprio bello il posto dove mi ha portato oggi. Dopo questa, madò, c'è proprio qua un canchero. E sto costume? Cos'è sto costume? Incancherato e zozzo. Ma che cos'è, Madonna? Aiuto. Cos'è sta cosa? Aiuto. Ah, ma ci sono dei costumini. Puoi passare se vuoi, tanto vieni nella ripresa. Cioè, ragazzi, qui è il canchero. Ma che bello! Ma cioè, qua ci sono ancora costumi. Cos'è sta cosa? Cos'è sto costume? Ci sono due costumi gialli. Ma secondo me sono costumi di carnevale. Guarda qua, ecco. Bello infeltrito. Il bagno, ovviamente sempre stile anni 70. Del chi? E basta, poi mi sa che la casa finisce qua, Vale. Sì. Che carini, che carini, che carini. Quello inquietantissimo. Quello, No, ma quello lì. quel papero. Allora, io non so se è più inquietante questo paperetto tutto infeltrito, attaccapanni, cioè che poi comunque il suo perché ce l'ha, eccolo qua, oppure sta lampada. E la lampadina era il suo naso, che adesso non sta più su. Cioè, ragazzi, una roba talmente brutta. E qua? Allora, questi erano dei costumi da pollo, però sono veramente tutti conciati. È una roba bruttissima. Usciamo, anche perché devo fare le foto per OF dell'F, quindi. E con questo paperetto risalente agli anni di Cudiga, io e il Pink Fluff Unicorn vi salutiamo. Iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion, seguitemi su tutti i social come la maledetta Feliz e per contenuti esclusivi mi trovate come Miss Urbex. Alla prossima esplorazione! Ciao ciao!